anche se offline, però non vedi, a volte non ti dà lo status aggiornato, per cui non è No, sempre di quelli offline sì. esplorabile. Ah, posso vedere anche quello che sa fare. Certo. Certo, vedi che Heinzel Ah. non sa fare il tavolo dell'alchimia. Mica, questa è una bomba. Ho spiegato una cosa, One. Io per febbraio sono a posto. Sono a posto. Vai, ragazzi. Darky, cioè. Lo Darky ha già perso colpi e non sapeva che Affix c'erano questa settimana. Cioè. Ai 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 ai. Sì, è proprio Peccato, non caduto. ci sono più i nerd di una volta, Ah, ma però. è caduto proprio un mito. Cioè. Io mi alzavo al mattino, avevo una certezza, no? Sapevo che almeno una cosa. Invece. Già con le armi è arrivato a 3,59 È 3 volte che cerco di comprare sto cazzo di gemma, mi distraete. Mi manca l'invito. A me. E perché non mi fa aprire la gemma? Adesso ho 2 armi 4-18. Se non faccio danno, è degrado il TG. Attento come parli perché solitamente porta molto sfiga Porta sta roba. male, ma lo so. Qui dice sensei. Asco, non c'è Amon. Andrea c'era stasera, sì. Eh no, è il ballerino. No? È il tipo è tappeta il giovedì. Eh? Via. Uguali il clicca. Niente, mi sa che ha parcheggiato il personaggio. Volo. No, no, siamo. Vediamo di sensei. Bisogna creare un sabotaggio a queste lezioni di ballo. Dobbiamo andare alla spezzagliera Gambine? C'è qualcuno, Ma no. bisogna che. Aspetta che stavo per salire sul drago di Valterra. Non lo so, una bella testa di cavallo mozzata, antica. Gary sta già riprendendo? Ciao amici di YouTube! Sono qui davanti. Aspetta, c'è anche Darky, muoviamo Darky così poi Thank you. abbiamo il summonatore Avete personale. tutti post, cibi, possette, possoncine, Una pozzetta. basta. Lo stesso? Pozioni di cura, pozioni di mana. C'è l'asta per caso? Catetere, ero all'asta, adesso ho dato ok. Se avete bisogno di qualcosa, però No, no. dite Poi se mai Non vedi succede summoniamo, niente. intanto c'è abbiamo il locco. Sono in asta se ti serve Grazie. qualcosa. Non ti serve. Riprendi la versatilità tiepida, anche a livello 1 o 2. Guarda. Valor si prendono dalle mitiche, giusto? Un attimo, arrivo. Mitica, mitica. Mi fa un clic sì e 10 no. Arrivo. Però Ma il sono potenziamento giudicato. delle armi da 4,8 o 4,18 si trova solo in raid? No, devi fare 16 o più. Basta che le completi, non serve fare niente. Ma te ne vuoi 10? Sì, 10. Ne
cantrep e dovremmo aver summonato tutti. Ok, entriamo. Io non ho summon. Nemmeno io ho summon. Poi... E adesso entriamo, c'è Darky. Ok, ci sono qua, perfetto. Ah, mi ha lasciato, ho capito. E aveva confermato, eh. Oggi è il 2, giusto? Mm-hmm. Grazie, Nico. Ma chi? L'Andrea aveva confermato. No, mi sa che ha confermato perché è lui che fa l'evento, quindi okay. In automatico ha confermato. Ti conferma. Allora, proviamo con Gale con lo sciamano e ci vanno a stare a cura. Sì, che buono. Ho bisogno, scusatemi, di un altro summon. Allora, scriviamo pure il ride, non sentito. C'hai bassi altissimi, Oscar. C'hai bassi altissimi. No, lascia. Ti rimbomba, altissimi. Apposta sistemato io, per me. C'è una modalità sul buffer. È che è una voce profonda. Allora, piano. Ho capito. No, è che nel mixer ha inserito la modalità pentola di Fantozzi. Può essere. Ho detto perché c'hai o il microfono troppo vicino o sulla guancia. No, veramente ce l'ho davanti allo schermo. Ah, okay. Quindi serviva il summon? Tutti qui? No, è bene ancora. Sto cercando di aggiustare queste cose. Andiamo così, meglio? Mi sento meglio? No, così però non ti si sente più. È scomparso. Addio. No, ma andava bene. Aspetta. Eccolo. No, il truffatore di Boello. No, ragazzi. Prenderà tutti i pezzi migliori. No, c'avevo una chance io che c'avevo. C'avevo solo un altro Monaco competitivo, che non è competitivo, perché il Monaco è sfigato. Ma, dite ciao a tutti i pezzi. Sì, sì, ciao. Salutateli. Ciao. Il Monaco adesso è il terzo healer, come quantità di healing. Già. Comunque, non si è visto un BOE da quanto? Ora stasera vedi te, L'ultimo mi sa che l'aveva preso l'Elisa. Sì, ma... che l'ha incorniciato perché era l'unico BOE da 3 espansioni. Ho capito, però vale anche il triplo perché gli altri non hanno preso un cazzo, se non l'ha venduto niente. 400 miliardi. Aggiustiamoci che li paramo, ecco. Il Marco di K di BOE, esatto, è lui. Buonasera. Ciao. It's too far away. Il capogone stasera con le svedesi. Una bella setup, l'altro è con le svedesi. Allora. Non c'è più, rispetto. Sì? Basso? Aspetta. Non so se è giusto. Sì, ti sento bene ora. Qualcuno può fare il copricapo sfolgorante? Sto guardando nella cosa delle professioni. Però. Copricapo sfolgorante. Sì. E cos'è? È un copricapo pieno di paillette.
Esatto, praticamente sì. Che professione lo fa? È leather working, perché c'ha una cosa interessantissima che attiva l'anellino, quello che aumenta i danni di fuoco. Crazer no, anche perché non ha fatto ancora niente. Io faccio solo mail ancora. No, te non lo fai, l'ho visto, leather giusto, working, stavo guardando. LED, la parte leather neanche, no. Light Shaman, quindi niente, sono gli unici due leather worker di Gilda, quindi niente, me lo devo imparare. Quanto serve la primordial? Tutta di coglioni. Ci ha fatto l'ordine, ma 50 di caos primordiale, nemmeno particolarmente. Okay. Poi anima ardente, cos'è l'anima? Non ho messo il terzo baffettino, perché non sapevo cosa mettere, e la tank. Ok. Ah, ok. Se vuoi metterlo tu, mi dici quanto viene e poi te lo pago. No, non penso di poter aggiungere le cose io dopo. Vabbè, allora, in realtà non serve neanche la specializzazione in leather working, cioè lavorazione di pelle, ma serve la primordial. Primordial in realtà ce l'ho anche abbastanza messa bene. Conciatura primordiale e maestria elementale, cioè serve. Vabbè che sai che vedo lontanissimo. Tutte e due con la balestrina del cavolo, sì. Davanti ai mob. In realtà mi mancherebbero un bel po' di punti, però... No, vabbè, non sta No, non col cavolo, però vedevo che non mi servirebbe tantissimo per arrivarci. No, però vabbè. Due settimane almeno, sì. No, vabbè, ma cerco qualcuno. Perché serve il doppio ciclo dei... quei 10 punti che ti do settimanali. Io posso fare gli ordini da lì. Chi si lamentava che non c'era il percorso della Blizzard? Che volessi, sempre Nami, che volessi. Che volete da me? Che volete? No, niente. No. Che volete da me? Io sono qui che sto guardando le mie cose con calma, non vi considero. Occhio, perché se mi provo, poi vengo a curare, eh. È una minaccia, sappiatelo. Segui le indicazioni che dopo si spariscono. Dimmi. Calma, mi esce. Te lo dico subito. Mi esce sicuramente 412 con possibilità di proc a 415. Beh, no. 418 mi mancano purtroppo. No, 8 punti. E cosa? Quando arrivi a 418 avvisami. Un'arma da asta. Tanto ne ho ancora 7 di robine per farle. Madonna, beato te. Ma che servizio con le caramelle in fondo al viale? La serie, prendi la caramella allora prima di morire. Beh, vediamo un po' come... Sei sfugato? No, sei sfortunato. Va bene. Qualche dubbio in proposito? No, come in questo gioco, no? No, basta fare recraft. La fortuna solo quando vai pugato. Anzi, quando vengono pugato. Recraft poi un po' mi viene quando ce la vuoi rifare e viene. Sì. Con calma. Come gli anzi quello di con calma. Già così. Si inizia a mettere punti su quello lì, così poi, visto che sei più interessato a me, tanto quella è da tank, quindi non farò cose alte all'inizio. Ciao. E già così poi secondo me riesco a fare delle quindi. Io sono a 402 sia da gatto che da orso, quindi. Però quando arriverà a 418 allora sì. Okay. Inizia ad investirci dei punti, così poi ve le faccio. Investi. Devo mettere power. Okay, bastano 8 punti e gliela facevo, cioè nel senso. Quindi è una stupidata, devo fare 8 punti di progressione. Vado a minare e forse vi trovo anche. E che nel mining si trovano i punti? Ogni tanto si te li dà. Soprattutto inizio settimana che
non ho ancora tutto, diciamo, il capo invisibile di conoscenza. Qual è il capo invisibile? Cioè, c'è tipo un capo che ti dà, puoi beccare la conoscenza in giro a caso. E ogni settimana, dopo un po' che ne trovi, non lo trovi più. Sì, vabbè, ma non è invisibile, c'è scritto nel trucco. C'è scritto. Delle professioni, certo. Bellissimo. Quant'è il capo? Io ne posso prendere Herbalism, sono tipo 5 o 6 alla settimana. Più uno solo. Poi quelli da un punto 5. Ma comprese le, comprese le quest? No, extra. Sono extra. No. Tu raccogli e prendi punti, cioè semini che ti danno punti, 5 normali da 1 e uno alla fine, quando li prendi tutti 5, te ne dà uno da 3. A parte quello delle professioni di crafting, tipo o negli zaini dell'esploratore oppure ammazzando gli elementali, a volte ti escono. Insomma, più farmi, più sei un grinder, capito? Ma praticamente per tutte le armi a asta, quelle che si craftano, sono tutte uguali, alla fine cambia solo l'aspetto, perché poi se ci puoi scegliere le statistiche da mettere, non c'hai quella peculiarità, cioè da dire scelgo di farla fare a, che ne so, a Luca piuttosto che a un altro. No, basta che te la faccia a livello più alto possibile, basta. Capito, cioè basta trovare uno che ne faccia a livello alto con qualsiasi professione sia. Sì. Quello voglio dire. Sì. Vediamo qua. Dai, che ho ancora 17 minuti di flask di ieri. Vedi, io ho quello che paga. Giusto. Vabbè, insomma, io voglio. Sì, esatto. Io l'ho fatta questa, sai che buono? Ok. Cosa? La tank. L'ho già fatto? Sì, l'ho fatto. Ok. Allora, siamo qui, tiro al pool, solito giro, attenzione alla fase dei fulmini, e poi quando andiamo di là cerco di chiamare chi deve uscire fuori, come sono impostato. Ascolta, potresti metterti come tank nel raid, per favore? Sì. Grazie. Questo qui. Gli lasciamo tutti e due, ok. Sì. Allora. Quindi check. Flascate, pozionate, mangiate. Cavolo, le flasche, mi sono scordato. Fino alla flask, mi ricordo solo 0,9%. Per cui io flask, una... cibo 0,09. Petardi sulle armi, quello che volete. Lo sei riuscito a prendermi? No, solo la flasca, l'ho finita ieri. Scusa, aspetta. Se avete una fiasca diversa. Allora, dammi 1000 che c'era l'offerta buona. Ok. Grazie. E chi altro serviva la flask? Arcan Ball? A me. Dove ce li ho? Ti devo dare questo. Ecco, ho potenziato anche la canna da pesca. Guarda, chissà che pesciata. Si sa mai. Si sa mai. Cavolo, potenziare la canna da pesca è proprio il sonno della mia vita, considerando quanto amo pescare. Però... Ok. Tutti pronti? L'ignoras mi piace troppo. 5, 4, 3, 2, 1. Now
you face the master of primal elements. Vieni davanti. Prendo uno. Due. Vabbè, ok. Balletto. Io vado davanti. Vai. Attenzione agli hard. Devo schivare il buco. Vai pure. Lo devo spostare? Sì, sì, altro da altre parti. Ci ha portato. Cerchi fuori, freccia vicino, non vicino all'altra freccia. Prima freccia vicino, non vicino altre frecce. Oh. No. Porca miseria. Vieni davanti. Ragazzi, non più di una freccia addosso. Che prendi? Prendo il terra. Vabbè, tanto il con l'altro non è un problema. Ti è subito il bordo. Un po' avanti. Poco scuro di terra. La terra. Cos'è? Prendi la terra. E la mia ascia. Portiamo nel fuoco. Via da davanti. Mettiti nell'angolino perché sennò passiamo avanti. Schivare. Va vivetta, questo si costa. Via, si può scappare, si può vivere. Da un'altra parte. Perché lo riprendo? Vai, ce l'ho. Schivare, portalo subito. Ghiaccio.
Iniziamo la botta. Ok, via da davanti, via da davanti. Ok. Non è partita la bolla prima, quindi non ci sarà il save. Uno andrà fuori. Venite a schivare. Ok. Sotto. Allora, venite sotto, tutti sotto. Bravissimo, Sarkand. Chivare. Merda. No. Distanzio. Piede davanti. Ok. Tutti sul fuoco. Sì, sì, tutti sul fuoco, okay. Tu prendi il fuoco. Ah, ok. Stai vicino, siamo vicini. Siamo io il ghiaccio, se serve. Ok, sto sotto la cosa. Pronti tutti sotto? Sotto, sotto. E benedetta bolla. Metti il teschio perché vedo che stiamo facendo tanti. E devi rompere il ghiaccio. Bravissimo. E dopo ce l'ho. Ci spostiamo un po'. No, non ce l'ho. Devi rompere il ghiaccio. Okay. No. Adesso ce l'ho. Poco, poco, poco. Io ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Sotto c'è una, che c'è la pozza, perfetto, così ci spostiamo e andiamo dove c'è il fuoco, ragazzi. Tenete CD. Vai, state più che potete, attenzione alle pozze, non ci passate sotto, non davanti. Schivare. Schivare. Non davanti. E innervate su Lilda. Porca lo verso il ghiaccio. Faccio la consapevolezza generale. Vale. Difensivi, urla Hoenheim. Vale. Dai, danno, 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 danno. Tre per cento, un per cento. Danno, danno. Mi ha seccato, maledetto. Mi ha ucciso l'ultimo, è andata bene. Bravi, bravi, bravi. Allora. Cazzo di sti groppi. Oh, ma sempre paladino, sacerdote, sciamano, giustamente, sciamano. A chi lo vuoi dare, no. Scusa il pezzo, se non lo sciamano ladro monaco. E le vuoi. No, a parte no, guerriero. Paladino, sacerdote, sciamano. Torso. Cioè, guerriero. Ce l'ho già. Tofana. Accessorio. Ok. Andiamo da Daltela. Comunque, ciao. Ciao Kira. Sì?
Beh, ci conosciamo? Sì. Aizen. Tutte le spoglie. Ok. Cioè, no, no, veramente, ho fatto uno. No. A chi serve l'accessorio? Io lo posso prendere per OSPEC. Io l'ho nidato da OSPEC, quindi. Anch'io. No, nel senso che dopo dovrei avere l'arma principale, che è una merda, quindi se c'è qualcuno che ne ha reale giovamento, no, lo lascio. No, no, no. No, no, no. Lo nido. Assolutamente no. Però lo nido per il futuro. Nida, nida. Proprio da OSPEC, se non lo prendeva nessuno. Sì, io ho messo la monetina, nel senso... Io l'ho grittato per Petra Smog. Non per i gold? Ma perché ci sei messo... Petra? Gali. Capito? Almeno, hai capito? Almeno non dirlo. Non... Fa... Esatto. Di scienza. Mi fate un favore, ma perché continuiamo a grupparlo? Cioè, è una domanda, eh. Perché ci serve poi... leader. Ma invece che... Io non lo vedo neanche... C'è qualcuno. Non lo vedo in gilda. Chi? Elven? Non è nessun altro server. Perché sono altro server. Che però si chiama sempre Legio Italica. Esatto. E paga di sti 20 euro. Ha tenuto le chiavi del castello di là. È rimasto solo lui, così gozzoviglia nella banca. Che bella immagine. Ora ti facciamo gildare Marco di K di là. Sì, così te la svuota. La Datea è... Ah, oui. È un po' ministro. Sì, appunto. Datea è... Si capisce bene cos'è. È ministro, perché in realtà... Anzi, sì. Cioè, lei la picca è single target, sì. Però quando vai su è tutta OE. Esatto, sì. Ci vuole un po' un boost. È un misto, sì. Vattene un po' in giro, Ma non tu. Sì, questa ci vorrebbe singolo puro, non fa bene. No, perché in realtà la parte più ostica sono proprio gli hub. Quindi forse conviene. Sì. La mitica. Infatti. Sì. Sì. Ah, ho il cerchio. Hai anche la botte piena? Dammi la botta, vediamo un po'. E in che senso dammi una botta? Opa! Scusa. Vedi che non sono l'unica che pensa male. Per una volta non penso male io. Esatto, per una volta che nessuno aveva pensato male. Sì, nessuno aveva pensato male. Questa me la devi dimostrare. Nessuno l'aveva detto ad alta voce. Esatto. Io beneficio di dubbio lo volevo dare, però... Poi per c'è una botte piena uno, la moglie, prima. Dire fare c'è di mezzo e il... Una rondella non fa primavera. Perché l'hai tolto il bollino? Io lo lascerei su fisso. Oh! Vedi a pullare prima dei tank? È forza dell'abitudine. Che devo fare? Grazie. Forza dell'abitudine no effect. Ma era un altro regolamento, è un'altra ambientazione.
non ti ricordo mica un mago fire per caso, sta cosa? Ragen, esatto. Non l'ha perso il vizio comunque. Beh, io mi ricordo proprio che anche Pixel. Ah, Pixel non c'era più però. Ah, ecco. Eravamo a... Cos'era? Da Zaralor? Sì. Prima del pool vedevi partire una Pyroblast morto. Ah. Lo faceva anche da Datea, anzi al concilio. Ecco, perfetto. Immagino pure castata, eh? Certo. Ecco. Ovviamente. No, ma poi a forte dicevo, ma mica sono stato io e c'era DPM. Un piro. Mamma mia, 4 secondi di cast, no. No, la dovevi poi castare. Poi la devi poi castare anche adesso. Quando fai il pool. Beh, aveva inciampato e era rimasto inciampato per un po'. Diciamo che non è amico del tempismo. È inciampato di faccia. Ragan è inciampato di faccia dentro WoW. Il problema è quello. Ma Datea non era anche nel concilio? Sì. Cioè ovunque. Datea, dove capita, capita, è così. Tiratelo voi l'iro che io ho il talento. Era un po' come sì, quello sugli antichi romani di Boldi, no? Datea, Datea. Datea. E veniva meglio con Poppea, ma... Ok. Questo è quello rompicoglioni. Questo è quello rompicoglioni, sì. Allora, una volta l'abbiamo fatto con la stampella, giusto? Oh, dai. Avevamo fatto sì, giusto. Allora. E soprattutto con un DK. Ok. Allora. Sì, che hanno la fortuna di K di raggruppare tutti gli addini. Ma scusate, ma il DH non lo fa uguale anche il DH? Il DH. Oh. Sì, mi sembra col sigillo. Non lo fanno anche i DPS? No, DPS no. Oh, e comunque non ha un'area e quindi li attirerebbe comunque tutti. No, vabbè, magari riusciamo a interromperne quelli più lontani e quelli più vicini riusciamo a... Il Beppin stasera, teoricamente. Però mi sembra che l'altra volta c'era in un gruppo Beppe e nell'altro Necchi. Sì. Però Aska non ce la fa a gruppare. E c'è il sì, io stavo nel gruppo con Ascolon e poi dall'altro ci stava Necchi. E quindi stavolta verrai con me. Quindi stavolta... C'hai Manonita? Me l'ha detto come DPS, eh? No? Ah, eccolo qui, Arto di Abominio. Che ha Arto di Abominio? Arto di Abominio un'altra volta ce l'avevo, ma ce lo rimetto. Perché questo mi sembra molto molto buono. Sì, l'altra volta dovresti avere però... ogni 2 minuti, giusto? Sì. Ok. Ogni pezzo. Dovrei... Ok. Sì, ogni 2 minuti sali più o meno, dovrebbe essere 2 minuti del tempo. Niente, quando vai su, vai sotto quello grosso e gli le grippi tutti lì, così non ci dovrebbero essere problemi. Ok, allora.
gruppi adesso li ho messi più o meno così con i ranged più sul 2, quindi gruppo 2, 4 e 6 insieme al secondo giro, 1 e 3 al primo. Hero e Small Pool, usate tutto subito al pool, se avete minuti e i CD di 2 minuti magari il gruppo 1 e 3 aspettate, mentre il gruppo 2 invece passi tranquillo che li ritorna. No, i CD 1 e mezzo arrivano perfetto. Quindi 1 e 3, 2 e 4? 1 e 3, 2 e 4, sì. Aspettate che controllo i miei talenti, di solito li sbaglio sempre, va? Ok, questo qui. E Grazer che è nel 6? A caso. Grazer è nel gruppo dispari, quindi vai con il 2, 4 e 6, il gruppo pari. Secondo giro vai. Niente, ready check. Dio, sono avanti buona. Okay. Mamma mia, sta frase così deprimente, dai. State già ben spredati, quindi prendete tutta la stanza. Ah, non ho messo i marchi, aspetta, importante questo. Qui ce ne va uno, credo, qua. Uno lo mettiamo qua. E questo mi ispira, lo mettiamo qua. Non so se sono proprio dritto. Massimo. Ok, tutti pronti? Parto io. 4, 3, 2, 1. Sì, sì. Feel my fury. Run away, little girl. Nothing can stand against my gale wind. Covid. Andate. Fermi, chi c'è il cosino, fermi. Quanto te lo prendo? Appena esce l'altro, non ti preoccupare. Via da sotto. Tutti sull'altro. Viola. Andiamo viola. Attenzione che fare gli spettanzi, evitare. Ok, gruppo che sale posizione, esplode. L'altro dall'altra parte. Capì? Sei salito con me, mi salivo non sai che buono. Ai ai ai. Pronti che esplode? Esplode, torniamo. Covid. Attenzione. Andiamo avanti un attimino e... Tu con l'antimagic riesci a togliere il stack, no? E...
Ci posso provare, tanto al massimo muoio. Arriva l'AD, tutti sull'AD. Allora sali, prova a salire, però tanto non c'è il grip. Non perdete i mili però voi tanto, a piacere. Giallo, tutti sul giallo. Io c'ho l'AD. Qua, chi è Monaco, chi è là? Arriva. Dietro. Esplode, ok. Cercate di interrompervi. You cannot outrun a cyclone. You were filth to be cleansed. Occhio, andiamo dall'altra parte verso il piano. Demore. Quindi mi scriva e poi arriva là. Ok, dai, wipe, rifacciamo il volo. E c'è l'ORS? Sì, volendo sì. Vabbè, che tanto no, scusa, tanto no. Esatto. Io per chi è? Qualcosa, non l'ho accorto. Accessori. Dovresti ripetere i gruppi per favore, Ascalon. Sì, allora al primo giro va il gruppo 1 e 3, quindi al primo giro sale Lilda, Seajack, Vrai Tyr, Vaishama, Namirash, Santoryu, Oenai, Sarkhanbol e Azel. Questo è il primo giro. Secondo giro, che dovrebbe esserci Saikebon, Kira, Ezen, Illusdovich, Elven, Yose, Dark Fury, Valterra, Benedette, Zorebel e Grizzard. Tutto qui. Tutti pronti. C'è cose, mamma mia, e via da sotto. Se non che ci dà, attenzione che ci dà. Sull'altro
Benedetto deve stare giù. Attenzione, schivare. E poi pronti per esplode. Danno, 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 danno. Esplode. Ok, pronti a saltare. Quando esplode ti devi mettere tra l'AD e il boss, se no ti butti di sotto. C'ero, ero esattamente lì. No, sei esploso o sei andato di sotto? No, sono andato di sotto. E allora non ero esattamente lì. Attenzione che esplode, posizione. Ah, fermi che c'è il marchio, attenzione. Ok, riprendo. Occhio al marchio Bryce, occhio al marchio Bryce. State fermi, state predati. Arriva l'AD. Ok, reggete un attimo con i difensivi. Tutti sull'AD. Vai sul viola. Tutti sull'AD. Anche gli altri che non sono dal gruppo si mettono in mezzo. Statevi. Attenzione che sta per esplodere, in posizione. Deve andare, vada. Ok. Adesso state di qua, quelli che stanno giù stanno verso il cerchio e il giallo. Ci raggruppiamo da questa parte. Covid. Via da sotto. Occhio ai tornadi. Ah, fa piacere. Ok, pronti? Arrivare. Attenzione che c'è il Covid, ragazzi. Attenzione ad arrivare su. Poi tanto ero appena fuori. Dai, ce l'ho. Ok. Pronti ad andare tutti sull'AD. Ecco l'AD. Tutti sull'AD. Andiamo arancione. Sull'arancione. Venite, venite, tutti sull'ante. Gruppo 1 e 3. Esplode in posizione, sai che buono, metti un po'. Ah, bravissimo. Un po' più indietro, verso l'ante. Ok. Vai. Sdraiateli giù. Ok. Attenzione. Schivare. Clonerò. Difensivi di sotto. Attivare. E poi andiamo. Mi sei corso. Esplode in posizione. Attenzione. Armi col Covid. Attenzione quando rientrate. Guardate le freccette. Arrivano i tornado. Non fatevi sbalzare. Lo prendo. Attenzione a me che... Ah, qui col Covid, qui col Covid. Ok, arriva l'AD. Ultimo giro, vai tutti sull'AD. Fate okay. Passare Sake Bon. Ok, manco. Arrivare. Posizione. 2, 4, 6 in posizione, salto. Attenzione. Esplode. Vado. Occhio che ci sono un sacco di tornado. Noi andiamo dall'altra parte, tra il viola e il giallo. Il CJack Linda fermi, le siamo a bordo. Fermi col Covid, fermi. Fermi, importantissimo adesso. Via da sotto, attenzione che ci avete il Covid, evitate soltanto. Posso con gli ultini. Dai, dai, dai. Ok. Ok. Allora, 18%. Pensate che tutto più che marchia schivare. Lo prendo? Sì, prendilo. Arriva l'AD.
13%, facciamo il boss. Vabbè, tanto, 10. No, facciamo tanto, il boss, facciamo il boss. Sì. 9. Usate difensivi, usate tutto, pestate a cannone il boss, ignorate l'ant, non toccate l'ant, fate il boss, fate solo il boss. Urla... come nai? No, Walter. Walter urla. Alzo. Ah, vale, bravissimi. Bravi. Grandi. Bravi. Fatto la perfezione. Attenzione. Oh. Oggi ricetta il Bogo. Oggi ricetta, sì. Sì. Tazzo, con la ci sarebbe ottimo. Ma come? Non c'hai 405. Non c'hai il quello magico. Il lazzo. Sì, no, c'ho il lazzo, infatti l'ho gridato. Ok, andiamo a bestemmiare con l'ultimo. Oh, primo try così, in certezza. Direi che il monaco di Senta è molto più fortunato. Sì, stiamo andando concentrati. Ma forse perché sono basso, ah no, ieri però manco un pezzo, ma dai. 97, sti cazzi. Per scendere qua, quello per scendere qua. Ma lo vuole... Cioè, se io, io già se uno io l'ho preso, se lui serve, 97 no. Non lo faceva, No, no, sei l'unico che hai dato il pezzo del set. Ah, sì, carità. No. Lo vincevi per forza. Allora. Cominciamo a salire, attenzione alle palle. Dici che serve un sospensorio? Questo è un po' come quando piove tira dentro. Salvo che non vuoi farti prendere a calci nelle palle. No. Ma chi piace? Il Jack si è preso esatto. La palla in faccia. No, ho preso spadata in faccia. Attento che si va in fixate. Attento che se lo spadone poi. Devi stare attenti alle palle, non allo spadone. Lo spadone di Gunda. Ci sono le palle, c'è anche lo spadone. Di solito due palle e uno spadone. No, i nostri ante sono efficienti, eh? Tutti uno meglio dell'altro proprio, eh? Ma perché ce l'ha levato a scendere, non ero sì, morto. Non ci ho pensato, esatto, non ci ho pensato di mezzo. Attenzione, fixate. Anche io quando ho detto, ma l'ordine di morte non funziona. Grazie, finta morte. Però infatti l'abbia ripreso. Ragazzi, mi spiace, ma io volevo sopravvivere. Cioè, però non gli possono mettere il radar a questo Gigi, cioè il GPS gli ha messo, che cazzo. Comunque si possono sgonfiare, eh? I druidi, credo forse anche gli hunter lo possono. E gli hunter, sì. Non mi hai parlato delle pallette. Io no, perché non ce l'ho la... Come sono già preso? Tanto che le pallette che si possono sgonfiare... Ci siamo proprio on fire. Anche dagli esseri più puri di questa gida, deve avendo. Io sono assolutamente innocente. Okay. Assolutamente! Non, ma non dirle più grosse. Fallo? Ma ti chiami innocenza? Beh, abbiamo beccato in fallo. No! Ma per favore, io veramente con voi non ci parlo più.
Questa è la sottile. Questa è una canzone, bella, lo sa benissimo. E comunque compone il suo parlo. Basta. Prossimo, che cavolo era? Io non ho mai visto. È una cavolata. Il prossimo è pieno di palle. Arco te lo dà l'ultimo. No, di uova. Ah, è vero, ne manca ancora uno. Ah, sono uova. Ero già urca le uova adesso. Ah, poi già proiettata. Era già proiettata al prossimo ride. Già rasa. Mitico, non è oggi. Allora. Anche questa era uè. Il panico con la bondola. E pintu mi stai con sai che bonne fisso. E poi. E poi facciamo anche Namirash. Cosa? Namirash non l'hai mai fatto. C'è... No, se me lo spiegate sono contenta. È per quello che devo spaccare le uova? Sì. Esattamente. Ditemi te lo spiego sai che bon, te lo spiego sai che bon. Me l'ha allora già spiegato, ma non l'ho capito. Adesso allora, te lo spiego bene. Cominciamo bene. Allora, noi... l'unica cosa, io non so dove andare per le uova. Ah, giusto, il percorso. Allora, parti da qua. E poi vai di là. Mi ricorda qualcosa. All'altra destra. All'altra destra, esatto. Poi onestamente non ho visto come lo facevate, però presumo che fai tipo così, se vuole. Adesso proviamo così, se no poi lo vado a cercare. Aspetta, mi sembrava che le altre... intanto spiegale online, lo vado a cercare. Allora, no, praticamente boss... un bagno. Fa quella roba lì che vedi, esatto. Allora, che attiva le uova. Ogni tanto mette la lancia per terra, sì, no? Vista. Tu okay. Ti devi avvicinare nel cerchiolino. Ma arriva il pulsante. Schiacci il bottone, esatto, e vai su una delle uova per romperla. Perché il raggio ti segue. È un po' come la seconda fase, quando il raggio vi segue, che scappate, no? Con quel raggio invece devi rompere l'uovo. Però... quando rompo un uovo c'è anche qualcun altro che preme il pulsante, le uova vanno rotte tutte, esempio, in allora caso... se ci sono due uova saremmo io e Beppe. Nel caso che ci siano le tre uova saremmo io, tu e Beppe. E le quattro, perché l'arancione sta su quattro, mi sa. No, non ce ne sono mai quattro, sono al massimo tre. Ok. Ogni volta che si scoppia un uovo cos'è? Fa danno? Cosa fa? Qualcosa. No, si rompe e basta. Okay. Io lo facevo da gatto, quindi non dà problemi. Uh-huh. E allora, per come romperle? Allora, io faccio sempre quella più esterna, quindi diciamo, se fossero queste tre, queste tre ad esempio, io prendo questa, Beppe prende questa, e tu prendi quella più interna, in modo tale che così almeno sappiamo che le due esterne le prendiamo io e Beppe, e quella interna la prendi tu. Esempio, nell'arancione che succede? Perché è quella che mi sembra un po' strana come composizione. No, non c'entra niente. Ok. Cioè, sono o due o al massimo tre uova. Tu ci segui sempre. E quindi sto sempre sul boss. Esatto, sì, noi tre siamo sempre sul bosto. Ok, quindi metto single target. Esatto. E quando c'è il terzo uovo, tu entri e prendi il raggio e vai a rompere l'uovo. Basta. È molto, molto semplice. Sono io che non l'ho mai fatto da tank, quindi... Allora, il primo è la stella. Sono okay. Tre. Il 2 dell'arancione, 3 del viola, ok, poi il 4 sono le tre centrali, 4 è questo, okay. Qua, verde, cos'è rimasto verde, sì. Qua, poi, aspetta,
5 è sopra il verde, quindi la luna, quelle due lì. Okay. Poi ritorni sul verde, fai 6, le altre due. Ok, okay. Quelle altre due centrali. Così, 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 verde, luna. E poi vai sotto il viola, la 7, che ti metto la blu, 7. No, aspetta, okay. Storto, questo qua è il 7, te lo metto qua, te lo metto qua, 7, e poi vai, poi fai tutta la parte esterna, quindi 8, 9, okay. Dopo il teschio ci sono quelle da 3, okay. Sempre esterne, che sono queste qua. Quella in fondo da sinistra, giusto per far intenderci dove c'è la stella, quella tra lì, e poi così, due, e poi così dovrebbe essere, così lo suggeriscono. Quindi noi, non ho visto come avete fatto con Necchi perché stavo facendo cose. Io lo seguo. Prova a vedere questo al limite, poi ci aggiustiamo un attimino. Sì, va bene. Allora così. Verde. Quindi parti dall'uno, poi ti fai tutto il lato esterno fino ad arrivare al verde. Esatto, poi luna, poi luna verde. Ritorni dal verde e continui blu, rosso, teschio blu. E poi tutto il lato esterno. Ok, va bene, dai. Poi ce lo gestiamo, se c'è il boss lì e ci sono gli add, ti sposti un po', mi sposto io in base a quello che bisogna fare. Sì. Okay. Allora, con te stanno Naminash Benedetta, non so se dovete andare in uno dei due tank perché ve lo tauntorate te, Necchi? Sì, lo tauntavo, quindi uno dei due deve stati sì, tank. Allora, Naminash, fammi tank per favore, così fai anche... Mi sembrava che ce lo tauntassimo, tra l'altro ha una stack. Ok, giusto per stare tranquilli. Ok, ci mettiamo un healer dedicato perché Necchi sì, possiamo fare anche un healer dedicato, facciamo andare te così stai vicino a loro, stai anche vicino a noi, tanto ti sto nel mezzo. Allora, adesso poi aspetto la 10.0.7. Mio Dio, mi ristravolgono tutto. Cosa fa? No, io l'aspetto solo perché ti danno il balance of power bindato sull'account. Cosa fanno nella 10.7? Cambiano cioè la posizione di tutti i talenti e la parte finale diventa un po' più problematica prendere quelli belli. Ma di tutti i druidi o soltanto? No, io sto parlando. No, è solo healer che cambia. Anche perché noi ci hanno già abbastanza rotto sì, le scale. Esatto. Ci daranno una bella nerfatina? Bella no, secondo me però qualcosina sì. Devi prendere degli altri talenti rispetto a quelli che si prendono adesso. Quindi non so se è peggio o meglio. Ok, va bene, parliamo dopo. Guardate su WhatsApp. No, è falso, volevo fare l'appello. 5, 4, 3. Allora, cosa da guardare su WhatsApp? No, parlavo con gli altri officer. Naminash, tiriamo la luna. Riprendete le flask che sono scadute. Ok, vedete le flask. Queste qui. Questi qui e questi qui. 9 minuti e cambiamo. Ok. Tutti pronti?
Vamos. Parti. Vabbè, appena te la pullo io, se vuoi. 3, 2, 1. Vai. Vediatelo. Predati. Occhio al doppio colpo. Porta partita, ma qual è il gruppo che sta sugli ad? Ok, pronti a le tre uova. Non è un gruppo, sono in tre. Ah, scusa, ho sbagliato. Sono Benedetta, Nami, lascia sotto, no? Arrivano gli altri. Tutti sul drago. Dimmi quando te lo devo tankare, perché non ti vedo. Adesso. Quindi vado sull'arancione. Sì, esatto. Bene. Arrivano le legnate. Aska non c'è un problema, è nato un drago. Sì. C'è qualcuno che c'è? Sta picchiando il raid. Non è stato blu che mi appena ucciso. Allora, okay. Io non vorrei aver sbagliato io, perché io sono andata su un uovo, quello più interno, però non è successo. Io ho capito cosa stavi facendo. No, non devi rimanere ferma tu sull'uovo. Praticamente io raggio, ti insegue. Tu devi camminare facendo in modo che ti insegua e distrugga l'uovo. Mi sembrava di essere vicino. Allora sì, scusate ragazzi, diamo un attimo. No, tranquilla, la prima volta ci sta. Devi fare qualche passettino in modo tale che il raggio attraversi proprio l'uovo. Ok, io sono rimasta che c'avevo il cerchiolotto intorno ai piedi che prendeva anche parte dell'uovo, ma evidentemente no, non basta. No, è proprio il fulminino che deve passare attraverso l'uovo. Praticamente ti nascondi dietro l'uovo, in pratica. Ok. Ora più chiaro. Come sei epico, Sandy? Ah, non mi sentivate, vero? Che gridavo. No. Non rilasciate, ma io ti ho visto vivo e ho detto non rilasciate. Esatto. Grande Raffa. Caltri. Sono una ragazzina sveglia. No, io no. Io ho rilasciato subito senza guardare niente, proprio senza... Vabbè, è tutto regolare. È tutto regolare, esatto. Ce l'aveva con l'uovo, quindi... No, stavo cercando di capire l'uovo, sì. Le uova. Ma avete sentito della coppia che non voleva pagare il biglietto per il bambino? Oh, mamma mia. Per il... A Tel Aviv, mi sembra, è successo. Sì. È una coppia che non voleva pagare il biglietto per l'aereo del bambino. E l'hanno lasciato al check-in, cioè hanno lasciato il passeggino con il bambino dentro al check-in e li hanno arrestati. L'hanno lasciato, ma non capisco come mai, cioè, per l'hanno arrestato per non pagare un biglietto di 25 euro. Esatto, cioè. Ma hanno lasciato il bimbo col passeggino su un sedile nell'aeroporto e al check-in, bello, tranquilli, sono ma lo volevano far adottare, perché cioè, nel senso, insomma, hai abbandonato tuo figlio a Jekin, sì, e sei anche bischero, perché cioè ti vedono, voglio dire. Ma infatti se ne sono accorti, l'hanno fermato al momento dell'imbarco. Si stavano imbarcando. Beh, sì, si stavano proprio imbarcando. E quando li hanno fermati gli hanno detto, ma scusa, ma il bambino... Ah, ecco, no. Era finito, io pensavo di avercelo in borsa. Ma la questa valigia è la sua? Ma sì, due ruti, due bambini che danno, bambini 18 e 27 sono come le mamme pancine che mettono, ah, il mio piccolo di 144 mesi. Sì, ah, pensavo chi anch'io in effetti anche io ho pensato. Abbiamo pensato tutti. Sta balena. È il mio bambino. Sì, sempre il mio bambino. 3580 kg di bellezza. Ho un bambino di 3 tonnellate e mezzo. Scusate. Oh, del giorno quando ci riapre. Ah, ma signor, scusi, ma l'infermiera l'ha portato con un birico. E i tipi erano di nazionalità?
turca. Italiani. Italiani? No, no, beh, c'è cioè, le pancine. Sono il meglio della Italia è tutti italiani. Gli altri sono solo sottoculturati per colpa della loro istruzione. Ma... I nostri invece sono proprio... Deficienti di natura. È genetica. Assolutamente. Non c'è bisogno. Non hai la scusante, no, che puoi dire. Ma il mio paese non mi ha dato un'istruzione decente. Esatto. No, no, sono proprio cretino di natura. Tranquillo. Vediamo giusto portatore di brodo. Io comunque vado sempre sul luogo più interno, ora provo a capire come si spacca. Portatore di brodo? In inglese brood keeper. Allora ho italianizzato la prima parte e tenuto in inglese la seconda. Ah, è famoso. Okay. Molto brodo keeper. Sì. Per i cappelletti. Portatore di brodo per i cappelletti, buono. Vado un attimo FK, anch'io arrivo. Infatti vedi, che, vedi che il trinket sembra una testa di gallina, che è quella del brodo. Vedi che tutto torna. Era un bolognese, un emiliano, adesso non so dire emiliano, dopo qui si offende. Un emil romagnol. Grippa, che cosa dici, a chi dici? Esatto. Vabbè, ma non c'è Davide, perché lui è di sono emiliani, ragazzi. Lippazzo, il prima cacca. Ci sono le bestie di Satana che li chiamano tortellini. Ah, no. Luca è un emiliano buono, dai. Sì, no, infatti. E l'altro, la bestia. È l'altro che è cotico, che se non c'è lo posso dire a tutti. Come l'hai finito, Luca? Luca, settimana scorsa ne ha droppati due di quelli. Dio, po'. Vabbè, ma qua se lo droppa partono gli accoltellamenti, le amicizie saltano qui. Ok. Ci sono. Ok. Five, four, three, two, one. Feel my wrath! Un altro spread, figlialo. Non ci siamo. No. Ok, brava, ho preso l'ultimo, bravissimo. Oh, ora. Arrivano gli hard, tutti sugli hard. Ho esploso di molto. Okay. Mancava quello di bello. Sì, non vedevo il pezzo. Pensavo ai prossimi, pensavano. Non so se si può fare un po' male. Aspetta che non riesco ad acchiappare. Prendilo, cacciaio. Non sono gli altri altri. No, che è uscito un altro, dai, wipe veloce. No, devo capire dove sono le volte. Queste non erano qui vicine, io ho preso il... No, allora... Tu ti devi preoccupare delle uova da tre, presumo, perché poi per il resto sono due. Quindi non lasciare due persone. Avevo capito che io dovevo fare quelle da, anche quelle da due, perché stanno... No, no, le fa perdere. Ok, allora tu mi devi tauntare. Vabbè, no. Or resio. Ho rilasciato, vabbè, pace. Comunque, cerca di tenerlo non sulle uova, perché io, ad esempio, una non la vedevo proprio. No, ma anch'io non la stavo vedendo, non vedevo dove erano le uova, quindi a un certo punto non... Se l'iro si fa subito, tiratelo voi, se no non posso spostare il talento.
senso tirarlo subito lì, no? Sì, lo chiamalo subito. O era, sì, era al pool, sì. Non mi ricordo, sì, al pool. Mi sembra che fosse al pool, non so. Yeppa, yeppa. Marca al centro come riferimento, così magari. Verde dovrebbe essere queste tre cose. Pronti? Vai. 5, 4, 3, 2, 1. Vai la shaman. Brad, portalo più in su, portalo su giallo, portalo su giallo. Così non copri dove. Pronti sugli altri, gli altri. Tutti sul drago, appena esce. Corto fuori. No? Sì, va bene, va bene. Vai, Beppe. Attenzione che ci spostiamo dove il boss. No, che è dietro, scusate, che è andato di qua, dall'altra parte del boss. Quindi, grosso primo target. Facciamo così. Infatti voi sono due. Okay. Sì. No, sono tre. Andiamo al boss, tutti sul boss. Vai, 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 vai. Perfetto. Prossimo sono due, vai che fai quello Prezzo, che ho fatto il doppio colpo, arrivano gli hand su di me. Prendo io lei, riesco a vedere se c'hai il debuff. Occhio alle fiamme, non fatevi prendere. Vado su questi, sul rosso? Sì, su questo rosso. Altri hand. Venite con me. Rosso primo target. Andiamo avanti. Ne uno ancora morto. No, non ce l'abbiamo fatta. Erano due. Io non ho... Tutti sul drago, tutti sul drago. Più lontano, ho sbagliato io, scusate. Mi sono sbagliato. Sorry, mi sono incasinato. Tranquillo, forse si regge, aspetta. No, no, non lo scappare. Ah, ok, allora vai. No, ho sbagliato io, il verso. Vabbè, tranquillo. Comunque molto meglio, siamo. Comunque il rosso sono tre, Sono... Sì, esatto. Sono sì. Tre che prendo dei due, no, fuori. Però no, aspetta, però dovresti fare blu, verde,
luna, verde, rosso. Sì, sì, infatti perché per quello le verde sono son da 3. Ok. Il rosso dovrebbero essere 2. Scusa, mi dite, me lo segno così almeno si vede. Quindi la cosa sarebbe giallo, arancione, giallo, arancione, arancio, viola, viola, verde, verde luna, verde, verde di nuovo, poi andiamo sul blu, blu, esatto, rosso e poi facciamo il resto. Teschio e poi tutte le altre che avanzano, sempre esternamente. Il teschio dovrebbe essere l'ultimo da 3, penso, poi anche il... sono da 2. Oddio, adesso... No, il, quello dopo il teschio da 3. Ok. Ah, quindi queste, prende queste qua. Queste qua sono da 3. Esatto, quelle lì. Okay. Ok, va bene. Il blu, scusate, quando? È dopo o prima del viola? Cioè, dopo il viola, dopo il verde? No, dopo il viola andiamo in mezzo sul verde. Esatto, poi? Poi luna, okay. Poi il verde, poi oh. Andiamo sul blu. Allora. Rosso, teschio... E poi finiamo le ultime. Il verde ci passate due volte. Il primo sono una, visto. Ok, due, tre, e poi queste due qua, una in mezzo all'altra dovrebbe essere, ok? Sì. Papalo! Anchetto. Tutti pronti. Ok, tutti pronti. Facciamo a 5. Tanto siamo già lì. 2, 1. Feel my wrath. Red. Tutto colpo. Brava. Okay. 5 secondi arrivano gli altri. Anzi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok, prendimi Robea. Ma se vuoi. Sì, sì. Ok, altri no, add no, no. Dietro. No, scusa. Lightning, hasten my broom! I release the Gale's fury! Ok, boss. Ok. Butcher! Che troia. Verde nel mezzo. Brad. E Ad. Ok, sotto la luna. Fanno semplicemente... Non riesco a capire... Io, vabbè, mancava un picchino. Io, se mi stacco un secondo da te, crolli. No, è che non... Se sto guardando... Yes, Scusa, facciamo che va sul luogo il tank che non sta tenendo lei. Così almeno, cioè, se la tieni te ci vado io e se la tengo io ci vai te. Ma dove, quando sono due?
anche quando sono due, quando sì, quando sono due, uno lo fa sempre Benedetta e poi l'altro ce lo switchiamo noi in modo tale che tiene il boss, tiene il boss e basta, non deve stare a guardare l'uovo, le cose. No, che stavo guardando quali erano le abilità, cioè cos'è che mi butta giù così tanto. Una è questa. Scusate, ho rilasciato perché dovevo riparare. Vai, tranquillo. Master Force. E quindi c'è mischia. Ma non è il problema del DPS, però appunto il discorso no è che fare le uova, cioè non è che stavo guardando quale abilità, cioè qual è il debuff che mette per chiamati taunt, pietratigli devastanti, esatto, questo qua, perché è no, esatto, sono queste qua e questa qua che poi è degli healer, perché mi riduce del 65% le cure. Comunque, ma gli healer che stanno sul gruppo degli ad, che cioè sul gruppo dei boss e gruppo degli ad, chi sono, che non ho ancora capito. Su di noi ci sta Esen. Io. Allora... Solo lui? Non è meglio in due? No, sì. No, cioè... Allora, è la prima volta che faccio da tank, stavo cercando di capire qual è l'abilità che mi sciotta, che mi fa sciottare. Cioè, ma perché... non ho capito, ti sciotta allora, arrivi a un certo punto che... No, è che... Ti faccio l'elenco delle morti, al 79% a 1.2 secondi, poi passa al 41% a 1.2 secondi, io lo cerco di tirare su a 0.9, va al 26, cioè io in un secondo punto 2... Sì. Cioè perché non ho chiamato tanto per quello. E l'altra volta da 84 poi a parte che non cura, cioè pure non cura un po'. No, non cura, perché poi ho il debuff che mi toglie il 65% delle cure. E sei passato da 0.1 secondo dal 54 al 4. Esatto. Cioè, sì. Ok. Vabbè, niente, devi gestirti i CD e il taunt, tutto qua. Poi sì. Prendici la mano. Io quindi. Devo vedere che quando taunt altro. Ora ti ho messo in focus, vediamo se me lo dà, perché non so mai l'aura. Non c'è? È andata via. Cosa? No, l'aura non è più cosa mia adesso, va bene. Okay. Comunque ma questo. Siete seri? L'avete detto tutti per davvero? Siete serissimi? No, ma io l'ho detto comunque. Veramente, comunque, non ho parole. Quello principale da... Questo qua, quando ti mette questo, chiami il taunt. Comunque ti sciotta l'abilità che non sei di K. Tesori miei. Ascolta, lasciali parlare loro. Lasciali stare. Non sono druidi, loro non meritano. Vai, esatto. Vai tranquillo. Non ti curare di loro, ma guarda e passa. Vai. La solidarietà degli orsi. Che bello. Che spirito di bravo. Pelosotti. Sono sempre grandi emozioni. Bello, è tutta invidia, La brivido. Feel my wrath. Tipo adesso c'hai il buff. Tra secondo, tra strada. Vamparo.
Arrivano gli Ant, preparatevi. No. Vabbè, per niente, uno la facciamo. Metto il teschio. C-Jax è pronto con CD. C-Jax CD. E poi andare gli altri. Non ci arrivo. Ottimo, tutto a posto. Boss? Dimmi quando. Ora. E sono morta, scusa, sì, no, ho preso anche il raggio. Arrivano gli ad, spread. Arrivano gli altri ad. Non ti tengo. Senti te, io non ho perso il conto, non so più dove andare. Adesso di me. Oh, ce n'è chi. No, adesso te te la fai da tank, te che ti piace. No, no, te la devi imparare. Nel senso che seguo che sfortuna di te che smettere di tankare. Io prenderò il gatto. No, no, a parte gli scherzi, dobbiamo attivare questa sorta di svezzamento. Il passaggio di consegne. Sì, ma non l'ho fatto neanche in normal. Vabbè, ci sta. Hai avuto un po'... I veri eroi nel fuoco si forgiano. Fallo tu e Andrea, ma tu fai il percorso e lui ti segue. No. Ed è tirato giù un curongo? Sì. Alla prima? Sì, da Tea. No, curongo la prima, no, da Tea la prima. No, la seconda. La seconda. No, la seconda. No, da Tea la seconda, curongo la prima. Sì, sì. Sì, è vero, è vero. Bravi. Perché non c'era... Ispirati. Ah, ma non c'è da Mac, quindi. Bravi. Vado a riparare. Bravo, giusto. Ciao. Elwen. Ti abbiamo messo paura come siamo arrivati e detto. Ancora qui siete, muoio, perché non se ne parla più. Quindi io mi rigiro, gatto. Loggo o lascio perdere? Se non è un problema, io vorrei continuare a fare le uova perché le voglio imparare. Sì, al di là del sì. Benedetta, non credo che si strappi i capelli. No, se ci tieni particolarmente, ci mancherebbe, però. No. Io me li strapperei, ma non posso. Certo. Ma come, c'hai anche l'arma da tank? Sperando. Ah, ma non posso strapparmi i capelli? Non li ho. Sei in buona compagnia, tranquillo. Se qualche donzella conosce l'Italia me ne tente un po' da parte così mi faccio parrucchino, magari dopo sì. Posso dare i miei se vuoi. Beh, tagliare. Come il mio professore di chitarra in conservatorio. Sta aggiornando. Un parrucchino di doppie punte. No, ma lui era veramente improponibile. Allora era ben brizzolato. Allora sui lati e dietro erano tutti belli lisci. E sopra sembrava che avesse un nido di merlo. Che schifo. O di chi? Erano tutti arrabbiato. Ricci, solo in mezzo. E tra l'altro era un grigio che tendeva al verde.
nessuno gli ha spiegato alle prime udienze in conservatorio. E fa, metto il professore al parrucchino. Beh, meglio di quel riporto di 20 centimetri che rivedi che c'hanno tre peli. Schifo, che schifo. Che parte da sotto l'orecchio. Piano, piano. Ascolta, ci avevano fatto la gif. Ma davvero, cioè, Schifani, ma non giudicate, magari uno si sente in difficoltà che ci hanno pelato. Ma l'uomo pelato non ha mai, cioè non c'è niente di male. Vabbè, ma niente, tu due lì che partono alla rotonda. Cioè, io sono pelato, per esempio, non tenere sai, foresta intesa. Era un parrucchino. Mi stampo i capelli tipo quelli delle Lego. Disegnati con l'uniposca nero. Ah, ok, quelli di Berlusconi, insomma. Esatto. Quelli di Berlusconi che ormai sono, cioè, ormai ha il casco tipo la Major Orfei. Se lo toglie e se lo rimette al mattino. Ma non sanno la comodità che ti lavi la testa, passi asciutto. C'è bisogno di barbiere. Cos'è barbiere? No, se ti lavi la testa, cancelli i capelli. Scusa, un attimo. Sei lucidato la testa nel lucida palle. Cosa? No, Marco, che fai? Loghi, io non ti ho. Eccolo. Sì, si stava aggiornando Battle.net, scusate. No, tranquillo. Spazio richiesto. Guarda, un secondo. Era una scusa per non venire. Ascolta, non so che percorso avete fatto l'altra volta. Noi adesso stiamo facendo stella, arancio, viola, verde, luna, verde, blu, rosso, teschio. Vabbè, comunque giallo, arancio, viola sicuro. Ok, poi visto che passano dal verde al centro fanno le tre. Vabbè, sì, aspetta che riprendo Docrates, mi ha mandato, segui te, se no cosa devi fare? Condividi mando sul gruppo. Sì. Comunque sia giusto, stella, pallino, viola, poi va in centro a fare le verdi. Sì, ok, è lo stesso. Poi verso la luna. E poi devi fare una virata a 160 gradi, tornare in mezzo. Arancio, limone, mandarino. Così. No, è sparito. Non aspettare che avevo cliccato, magari sì, funziona lo stesso. Sull'ultimo asse della tomba, della bara. Ha funzionato. Quindi sono due l'arancio, tre viola. Poi 4 per in centro, 3 in centro, 2, ancora 3. Però boh, ogni tanto non se ne attivano 3, non riesco a dire. Ah no, se ne attivano sempre 2, ma puoi fare 3. Ok. Quarto arrivato. Usate le flasche. Oh, bravo, che adesso ci abbiamo una donna. Usate le flasche. Che prendo la flasca. Giusto mezz'ora ci avete. Ci facciamo questo, andiamo a vedere pure l'ultimo. Sì, sì. No, si fa anche l'ultimo, dai. È il mio arco. Ma quindi i tank e quelli che sono che fanno le uova? Cioè... Io sai che buon e no, Mirage. No, oh. Mirage non tanca, io faccio le uova. Però fa le uova e basta. Ok. Io sono Giorgio lì? Saremo io e Giordano che prendiamo gli schiaffi forti. Sì.
Va bene. Uno dei due tra te e Giordano potete mettervi un marchio, se è possibile, così meno. No. Io ce l'ho già, c'ho la mutanda. Ah, mi metto in focus, sai che bon, che se riesco gli butto qualche cura anch'io. Ok, ci sei, Claudio. Claudio. Sì, c'è. Ok, yeah. Claudio. 5, 4, 3, 2, 1. I need feel my wrath! Rad. Pronto. Difensivi. Altri add. Nami, tu prendi quello in mezzo. Basso. Red. Red, doppio colpo e poi altro. Red. Altri add. Via da davanti. Boss. Ottimo error, spread. Doppio colpo. Add. Drago, primo bersaglio. Non so quali devo fare, forse questo. Attenzione difensivi, arrivano una battaglia qui. Add. Come quando prende però? Sì, il prossimo. Spread. Doppio colpo. Ah no, ok, tieni qui, tieni qui. E... boss. Okay. Non so più quali devo fare, quindi devo fare tutto. Teschio, fare. Teschio. Qui teschio. Add dall'altra parte dove c'è il viola. Veloce qui sugli add. Teschio primo bersaglio. Faccio io quella a destra. Sì, mi sembra vicino un po'. Via da davanti, via da davanti. No, tutto bloccato. Queste sono tre, no? Sì. Beh, sai quella più. Più a sinistra, no, alla tua destra. A mia destra? Ok. Via da davanti, via da davanti. Difensivi. Faccio io quella in mezzo, eh? Boss. Ok. Queste due le fate voi, allora? Sì, sì.
Lasciamo andare sei. Ultimi add sul teschio, veloci, tutti sugli add. Quello grosso, okay. Primo dorsale. Devi portarli via da lì, eh? Vabbè, lo tengo qua. Sì, no, no, puoi venire. Metto nell'angolo lì. Arriviamo. Ok. E gli altri sono di qua. Attenzione, drago, primo bersaglio. Siamo vicini, aspetta. Abbiamo finito. Spostati un po'. Ok. Benissimo. Difensivi, ragazzi. L'ultima botta. Fred. Triplo colpo qua. Urla Valterra. Oh, sto drago muore. Ok, vai, tutti sul boss. Ti è targettato via, non faccio più l'altra persona. Adesso ogni stack ce lo giriamo. Triplo via, via. E via. Staccate, 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 non mi preoccupate. Tanto. Via. Targettato via. Fred. Triplo colpo. Via. No. Difensivi personali. Attaccare. 3. 1. 2. 3. Via. Triplo colpo. Innervete Lilla. 1, 2, 3. Potete fare tipo che voi. Urla Luca. Triplo colpo. 1, 2, 3. Onta. Via. 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 Prendi la corpo. Vogliamo fare splittare i gruppi. In che senso? Fare un po' sugli add, un po' sul boss sempre. Se vogliamo mettere un paio di persone in più sul boss fisso. E possiamo anche giocarci l'eroismo in fase 2 adesso. Se sì, direi che non ci conviene. E cure mi sembra che siamo a posto anche. Se a caso nell'ultima fase ci alterniamo i CD di cure. Sì, io no. Nella fase il danno più grosso è quando fa le pozze. Non di fuoco, appena,
appena prima che fa quella lì di ghiaccio e quando fa la staffa. Dai, ok, allora facciamo li chiamo quando sta per arrivare i ghiacciolini, li chiamo quando stanno per arrivare. Cioè non lo so, tipo potete altri tipo 3 DPS sul boss. Sì, ci metterei. Ci metto io coperte che mi ci mettono una vita a arrivare al giro, vai. Allora tu vai single. Grazie. Allora Yose e Zorebel andate puro single target. Sì, sì. Perfetto, sì, perché io ora che raggiungo gli altri. Sì, sì. Il problema è che io lo raggiungo, ma i pet prima che arrivino. E fai anche Sarkanvol, vai anche te, sì, fisso sul boss, dai. Ok. Andiamo così. It's too far away. Anzi no, scusa. Darky, vai tu, single target, fisso sul boss. Proviamo così. Io sono Dark, io sono Mita, Zorebel. Sì. E no, mi che no, faccio? Mi metto AOE? O rimango... No, no, rimani come sei adesso. Però rimani sul rimani sugli ad. Cioè. Sì, sì, no, appunto, se rimanevo sugli ad, se serviva più DPS... No, AOE... ma gli ad, se ci giriamo tutti gli altri subito, vanno giù abbastanza velocemente, ho visto. Non ci dovrebbero okay. essere grossi problemi. Allora, io le uova quindi non le considero se non sono tre. Esatto. Okay. Sui marker devi. Kimmy. Devi romperle. Ci sono. Niente. In che senso sono? Sul, praticamente devi romperle sulla stella, sul viola e sul verde. Stella viola verde. No, e verde basta praticamente. Verde sono due. No, verde e tre ne dobbiamo rompere in quella zona lì. Allora ne fate tre all'inizio. Perché prima sono tre sul giallo. Tre sul viola, poi sono tre sul verde e tre sul dopo il teschio. Tre dopo aspetta, il teschio. Aspetta che riguardo. Sì, sì. Sì, dopo sì. il teschio. Sono tre, due, tre. Tre ancora sul verde, poi due, e poi sul le ultime tre sono non dove c'è il teschio ma dove c'è il aspetta che ci metto un altro marker, poi abbiamo già fatto tutti quelle dopo il teschio, sono tre quelle che abbiamo fatto in tre giustamente, quelle sulla sinistra del teschio. Ok, va bene. Guarda, mi metto la mappa sull'altro, questa qua beh. sì no, tu... no. Andiamo qua. 5, 4, 3, 2, teniamo il per la fase 1. Dopo. Feel my wrath! Strat. In mezzo. Arrivano gli altri. Qua due. Tutti su. Quelli che devono andare sugli altri. Tanto. Drago primo. Ok, no. Arrivano al batter. Questo sono tre. Mi ha fatto quella di fianco a te. Quella più lontana. Quella lontana faccio io. Questa qua vengo qui per la conferma. Se c'è okay, boss, abbiamo sul boss. No, è mancata una. Ah no, sì. Io sono quella più interna. Non è un problema, lo prendo io l'altra se esce. Parte l'altra. Siamo un po' fottuti. No. Non qui. Non continuare. Fate il drago prima. Ok.
Ok, la fiamma. Ah, non c'è arrivata anche questa. Aspetta, che adesso non riesco. Aspetta, facciamo così. Lo tanto io, tu sei qui. Prendimelo, prendimi. Facciamo qui. Quadrani dobbiamo fare. Via da davanti. No, no, vuoi poi, mi ha aspettato noi, perdono. Ok. Comunque se esce un ad non ci riesce, eh. Non da tre. Era più facile del previsto, beh, era quella proprio sotto le tue piatte. Io, allora, io non le vedo, nel senso, non capisco qual è che devo fare rispetto a quello che fate voi. Quindi, ok, adesso ci mettiamo a posto. Non rilasciate, eh? Non rilasciate, non rilasciate, non rilasciate. Non rilasciate. Non rilasciate. No, ho rilasciato, devo... Devo correre. Anche le gambe. Una Mirage quando si alza la mattina sa che deve correre. Che ne arrivi. Allora sono qui, sono quasi qui. Se vuoi metti il mark su quella che fa Namirash, così siete in sereno. Ma poi mi sbarello, non so dove posizionarmi. Ok. D'altro vorrei capire che marker non, cioè posso metterlo in testa, perché il verde ho visto che non lo sostituisce, ma il blu... Allora. In testa a te? Posso mettermi il viola e il pallino. Allora, una è questa, ok? Sì. Ok, allora quella lì, ok. Poi tu di quelle due lì non le fai. Poi qui sono tre, quindi vado su questa. Esatto. No. Come no? Allora, quelle due, queste due non le faccio. Queste tre. Aspetta, vado guarda il pallino, prima. Guarda il pallino che le metto. Sul pallino facciamo quella là, io Giordano, e questa io, ad esempio. Vabbè, sì, ma quelle due non le faccio. Poi il viola invece saranno queste tre. Quindi. Io, Giordano fa questa, esatto. Io faccio questa e tu fai questa. Ok, allora questa qui, ok. Poi andiamo in mezzo e facciamo le tre verdi e facciamo sempre, tu prendi quella più rossa e noi due quelle più... Questa qui dici, questa qui dove sono appunto io? Sì. Ok. Cioè lì in realtà, cioè io fai così, quando sono tre, io e Giordano prendiamo sempre quelle illuminate. Facciamola così. È più chiaro? No, perché non... Vabbè, comunque dai, io prendo Quelle col timer sopra le facciamo io, Giordano. Ok, quella rossa però la prendo. No, vabbè, ok. Vabbè, rimaniamo come abbiamo detto allora. Te fai quella rossa e poi le ultime tre che sono là in fondo, dove non c'è nessun marker, adesso ce lo metto momentaneamente. Questa facciamo io, Giordano, queste due tu prendi quella in mezzo. Tu sempre quella in mezzo, praticamente. Ok, va bene. Ok. Ecco. Marco? Scusa. 2, 1. Arrivano le botte. Pronto gli altri angeli. My brood!
Andiamo sul boss. Se non arriviamo qua tanto. Perfetto. Vai. Fred, doppio colpo. Tu prendi quella rossa. Tad. Maschio, bersaglio per Mario. No, ma non ho preso. Morto. Ah, sono stati morti. Tutte le fiamme. Attenzione, via da davanti. Io prendo quello più lontano. Via davanti. E... boss. Ad lato opposto. Drago primo target, qui c'è già il CD. Attenzione, arrivano le botte. Drago, ragazzi, ho sopportato il teschio, ma il drago. Sempre il drago, sempre il drago. Hai degli altri da prendere? Sì, devo schiattare. Easy. Devo venire lì, è una minaccia? Sì, devo andare tutto. Andiamo dall'altra parte. Vai, vai. Okay, tutti su, tutti dall'altra parte. E vai. E giratevi anche voi, Yose e Zorabel. Adesso vi serve anche il vostro aiuto. Venite anche voi, venite tutti a far BTS sugli altri. Ok. Ok. Lei prendi quella in mezzo, delle tre. Quella sotto. No! Ok. Tanto. Ottimo. Okay. Boss. Facciamo quello che viene un po' più verso il bordo di qua. C'è un'ultima serie di ad, eh. Di nuovo tutti appena escono gli ad, poi tutti sul boss. Ecco gli ad alle spalle del boss, tutti draghi, tanto, quindi... tanto, no, sulle ultime due. Che tanto qua va bene, tanto tutti, prendo. Quale prendi? Quella lì dove sei di fianco. Fred, doppio colpo. Arrivano gli ultimi. C'è il drago, tutti sul drago. No. Sai che Bain usa i difensivi? Bravissimo. Ok, qua abbiamo finito. Restate Marco. Schivare. Attivare. Tra difensivi, difensivi, tutto quello che avete difensivi. Urla dal terra. Tanto. Ok. Via, via, i cerchi, via. L'ho preso io, eh. Va bene, va bene. Te lo prendo dopo. Spread, tre colpi. Ready. Pulire. Ok. Ce l'ho. Scusate, attenzione. Strad, tre colpi. Aspetta. Via. Urla Uluca.
in arrivo la bomba tra due secondi. Fate un CD in tranquillità. Bomba. Spread, tre colpi. Pronto. Tranquilliti. Ora Lindo. Beh, sulla prossima staff butto l'anti-magic shield quindi lì. Dopo il prossimo guarda. Io tranquilli, dici Jack, eh? 3. Ok. 1. Vai da te. Tutti sotto la bolla. Oh, che botta. Con bomber dose che botta. Avanti. Io buono sta tastiera di merda. Che tic che fa di tanto. Guarda qui è bella pesante. Guarda che non mi vanno i tasti, ma fa culo. Non vi lasciate, non vi lasciate, non vi lasciate. Qualcuno c'ha il robottino oppure... Ce l'ho io. Ce l'ho io. Mannaggia. Per me ragazzi è l'ultimo try. Sì, sì, sì. Voglio provare a ricambiare. Robottino. Allora facciamo DPS come prima, però aggiungiamo anche Benedetta sul boss. Benedetta si spec single target o... sto io un misto io. Vai pure singolo sul boss. Sì. Vai singolo sul boss e poi no, l'uso mi fa un botto, no. Santorio. Bello. Fai Santorio e fai basta Santorio e Benedetto. Sì, fai Santorio e Benedetto. Qui sono 7 e 8 sugli altri. Quindi sto su però verso... sto sul boss, quindi stai sul boss fisso, vai pure se c'hai spec single target. E l'unica cosa verso la fine c'è molto probabile che vi chiamo penultimo pool o anche l'ultimo, perché lì è proprio
Tanti, poi c'è quello balordo. Gli ultimi due sono... Sì, tipo sugli ultimi due potete... Cioè, puoi richiamarne un paio e andare sugli altri. Ok, dai. Vedete le flask che sono scadute. Fa finire le flask. Andavo una. Aspetta. Dove abbiamo finito 3 minuti fa. 4, 3, 2, 1. Feel my wrath! Add. Certo. Però. Prego primo. Raga, drago primo mi picchiate tutto lì. Drago primo. Che franco. Ok. Grosso. Occhio alle due che sono illuminate. Boss e... anzi no, saltate il boss, andiamo già direttamente agli altri. Siamo lenti. Teschio, bersaglio principale. Faccio giù l'altra. Ok, riesce un ad grosso. Beppe va a dare una mano sull'ad grosso. Drago primo, difensivi. Urla Luca. Cambia rotte 4. Gigante. Con queste due. E fanno per esterno. Occhio, guarda quello che si è illuminato. Devo andare di là. Finito. Drago. Urla Valterra. Altri ad. Mettiamo un po'. Beppe, vai sugli ad. Se proprio vicini, se proprio vicini. Tanto. Portiamolo via dal lato. DPS, giratevi tutti sugli Adam. È arrivato anche l'altro. E ce ne sono ancora due, vero? Un po' troppo forse. Wipe, direi. Andiamo, bene. Ci pischiamo lunedì, vai giù. Lunedì, così facciamo questo al volo e poi... Senti con quale sicurezza, sentila. Andiamo a prendere il mio arco. Così. Buonanotte, ragazzi. Ciao. Buonanotte. Buonanotte.